Per l'appuntamento con tutto ciò che riguarda il mondo degli zombie, in senso letterario, cinematografico, di videogiochi, giochi di ruolo e quant'altro, oggi vi presento una pellicola di cui avevo parlato tempo fa, molto tempo fa sul blog, che non è inerente propriamente al genere degli zombie, ma che ha anticipato alcune tematiche, alcune scene più che altro, alcune scene, alcuni ritrovati stilistici che una certa personcina di nome Giorgio Romero avrebbe ripreso anni dopo girando i suoi film sugli zombie. La pellicola in questione è questa qui, in questa edizione super, super scontata che avevo trovato anni fa in videoteca. Il Messia del Diavolo, vi mostro la copertina che non è niente di che. Questa è un'edizione Drive-In Cult, che era appunto una collana che veniva venduta sapete, nei cestoni dei DVD, ne portavi a casa 3 o 4 con una decina di euro. E, film però che ha un suo perché e che ha anche un piccolo, piccolo, poco conosciuto cult per gli esperti dell'horror, un film del 72 americano, regia di William Wick, e ha una trama particolare. Parla di una ragazza alla ricerca del padre pittore, scomparso misteriosamente nel nulla. Questa ragazza finisce per cercare il padre in uno strano paesino in riva all'oceano. Gli abitanti del borgo hanno tutti la caratteristica di sembrare apatici e catatonici. L'atmosfera che si respira è cupa, quasi onirica direi, stranissima. L'unica cosa che sembra animare gli abitanti del borgo è la luna, che un poco alla volta, giorno, gio notte dopo notte, tende a tingersi di rosso. Giuro che non ho preso spunto da questo per il mio ceripopora, per le mie storie del ciclo ceripopora. Come se fosse un segnale di sventura, la luna rossa tende a sviluppare degli eventi funesti nel paese. Gli abitanti vedono in questi eventi, in queste cose che succedono, i presagi dell'arrivo di un nuovo messia apocalittico, pronto a trasformarli in mostri bramosi di carne umana. Fame che forse servirà a colmare il vuoto delle loro vite apparentemente anonime e prive di scopo. Il film, come dicevo, adesso credo sia di difficile reperibilità, anche se forse, dico forse, lo troverete su YouTube. È un'opera strana e bizzarra, a metà tra il brutto, tra la pellicola brutta e la pellicola simbolista astratta e quindi quasi artistica. Se il film difetta soprattutto a livello di trama, non ha una trama lineare, non è sorretto da dialoghi e da una sceneggiatura degna di questo nome, ha però il pregio di avvalersi di una fotografia tetra essenziale e di alcune scene che mettono effettivamente i brividi allo spettatore. E come sapete, per me questa non è mai una cosa facile. Spaventare e turbare lo spettatore non è mai facile. Memorabili sono soprattutto alcune sequenze. La prima è ambientata in un supermercato in cui i catatonici clienti sono improvvisamente attratti dal banco della carne cruda. E l'altra si svolge in un cinema in cui una ragazza viene pian piano circondata dai lugubri spettatori, che sono altri abitanti di questo strano paese, e alla fine questi spettatori si accalcano attorno alla poveretta mentre va in onda il film. A un certo punto la attaccano e la sbranano. Come se non bastasse, il Messia del Diavolo è accompagnato da una colonna sonora gracchiante, spaventosa, che si abbina col soffio del vento e il rumore delle onde, in grado, forse di spaventare più di molte soundtrack più raffinate, più celebrate e più ricercate. Insieme alla già citata fotografia tetra spettrale, ai dettagli riguardanti gli abitanti, tra virgolette, zombizzati dell'anonimo paese a riva al mare, il comparto audio del film è dunque la ciliegina sulla torta di una pellicola che sicuramente vale la pena, se siete dei cultori dell'horror, di essere vista almeno una volta. È indiscutibilmente un B-movie, o forse addirittura uno Z-movie, ma appunto dalla sua queste atmosfere catatoniche, bizzarre, disturbanti,
una manna per chi è abituato magari a qualche anno in più ed è abituato ormai a sorbirsi gli horror di generazione recente, che sono spesso pulitissimi nella loro confezione, ottimi effetti speciali, ottimo comparto fotografico, ottima resa, tutto perfetto, ma magari riescono a turbare ben poco. Ecco, questo è un film vecchia maniera, 72, ripeto, che però riesce a metterti qualche brivido. Poi c'è questa strana scelta cromatica, perché i colori del film sono tendenzialmente blu, inframmezzati da forti momenti di rosso. Gli elementi surreali delle scene degli interni e l'insistenza nel rappresentare i cannibali del paese come persone normali di giorno, ma in progressivo imbruttimento fisico e mentale di notte, contribuiscono a rendere la pellicola ancora più particolare e, perché no, originale. Il Messia del Diavolo è un film poco catalogabile, non è un film di zombie, anche se io l'ho inserito appunto in questo angolo, in questa playlist zombie del mio canale YouTube, che va appunto a toccare tutte le tematiche che mi vengono in mente a proposito dei nostri cari morti viventi. Non è un film di zombie, dicevo, anche se gli abitanti antropofagi dell'anonimo borgo si comportano più o meno come tali. Non è neanche un film su temi demoniaci, di esorcismi o cose del genere, a dispetto del titolo che farebbe pensare il contrario. Non è chiaramente un thriller, perché la trama è confusa e non offre una lineare chiave di lettura. È una pellicola comunque che, ripeto, molto particolare, c'è anche molto mistero, perché si sa poco sulla lavorazione. Insomma, è un film che vedo citato assai raramente anche dagli esperti dei canali horror più grandi e più corposi del mio. Le scene che ho citato sicuramente hanno dei rimandi romeriani e secondo me Romero quantomeno l'ha visto prima di girare, per esempio, Dawn of the Dead, Zombie, perché la scena del supermercato ha dei rimandi a Zombie, o meglio, Zombie, Dawn of the Dead ha dei rimandi a quella scena, alla scena del Messia del Diavolo. Insomma, io ve lo consiglio, se lo trovate in DVD a pochi euro o su YouTube o su qualche sito di streaming, preso nota di tutte le promesse che vi ho fatto, secondo me merita di essere visto per completare questa lacuna e per mettere nel curriculum il fatto di aver beccato un film effettivamente raro ed estremamente particolare.